prima di cominciare però vi mostro i miei team. Abbiamo qui un bel fusion, bel toast, bel potente, purtroppo manca vegetable F, ma si può vivere tranquillamente senza. Inoltre qui potremo vedere un po' un lineage of evil con un bel cooler secca e uno che ha tutto il primo pannello sbloccato. Come potete vedere è stata una grande soddisfazione da parte mia. Oggi andremo principalmente a provare il fusion e il lineage of evil, anche perché ho appena finito di farmare le sistelle del vegeto giallo e ho appena finito di farmare lo zecca di cover, quindi adesso tuffiamoci nella bella partita rilassante con questo bel sottofondo lo-fi e con questo bel accompagnamento ASMR. Allora troviamo subito un ragazzo probabilmente italiano, essendo parte di una città italiana, che ha un android bello bello potente e speriamo di riuscirlo a contrastare. Considerando i pc che ha, io devo riportare sicuramente il vegeto giallo Kefla, perché sicuramente porterà l'android 21, e Codex, perché molto probabilmente porterà anche Zen. Quindi tuffiamoci tranquillamente in questa partita. Eccoci qui in partita e facciamo molta attenzione a questo C21. Switchiamo subito con la nostra cara Kefla e cerchiamo di fare un po' di danni. Come immaginavo, lui switcha con C21, ma continuiamo questa combo per buffare le strike di Kefla e soprattutto sfruttare il suo vanish ancora completo. Bene, così abbiamo buffato per benino le strike di Kefla. Porca puttana, mi ha preso. E subiamo altri 30 strike, fortunatamente, come tutti già. E ci colpisce subito con un bel Racing Rush che speriamo di beccare, anche se probabilmente avrà utilizzato la carta verde. Rilassiamoci con questi suoni puri ASMR. Purtroppo non ha switchato e perdiamo amaramente il primo scontro. Questa nostra seconda partita sarà giocata contro una MD6. Visti i vici dell'avversario, direi che è quasi obbligatorio portarsi un red in partita, ma direi che anche ci sarà l'attacco al nostro Trunks nemico e switchiamo subito con Codex con un buon danno di strike e trasformiamoci subito per fare un po' di danno al caro Gohan. Ho fatto un'ottima scelta a portare Gogeta blu, anche se non avevo molti dubbi al riguardo, era una scelta piuttosto ovvia. Attiviamo la mina base di Codex per crestare un'altra strike e cerchiamo di mettere in difficoltà l'avversario. Questo colpo lo prenderà sicuramente. Bene, un bel danno blast, anche se non è molto alto. Maledizione, è stato bravo. Switchiamo subito per non prendere molto danno. Attaccone in campo e ci locca i PC. Dovremmo fare molta attenzione d'ora in poi. Trasformiamo il caro Gogeta e facciamo attenzione ai danni di Gon. Perfetto, preso in pieno. Bene, ne sono assai felice. Andiamo subito con una special di Gogeta per tenerci pronto e speriamo di tirare dei buoi danni. Possiamo partire subito con Racing Rush e andiamo di carta verde. Un po' di rumore ASMR per festeggiare. Prendiamo purtroppo in faccia lo special di Trunks, ma non ci fa molto danno. Io direi di switchare in Kefla per poterci tenere caro caro il nostro Gogeta e lasciamola qui attaccare. Grazie a Codex abbiamo appena buttato giù il caro Trunks e rimane soltanto il Codex avversario che buttiamo subito giù con il nostro caro Gogeta. Ma
Adesso, come potete vedere, stiamo utilizzando il nostro carro in linea GeoVivon. Sono veramente molto curioso di vedere i tanti cooler. Come potete anche vedere, siamo contro Fusion. Naturalmente, in questa partita porteremo questo trio per fronteggiare quello avversario, che sarà sicuramente composto da Kefla, Superficie WF e Codex. Cominciamo la partita. L'avversario comincia con Now avrebbe switchato in Vegito, ma noi lo abbiamo letteralmente fottuto. Poi di special defender, carichiamo pure la nostra aura e procediamo a switchare. Sicuramente ora switcherà in Codex. Ho fatto un errore e riswitchiamo il cooler. Facciamo molta attenzione a questo Codex. Sfortunatamente, a causa del lag, siamo stati colpiti da Kefla e spero di non morire. Procediamo con l'LF. Festeggiamo questa grande vittoria con dei suoni ASMR.